amici e amiche, buongiorno da Bologna. Non ho fatto in tempo a filmare da Trieste, ma adesso sono qui e sto aspettando la coincidenza per Forlì. Viaggio finora diciamo che è andato così, se siete miei amici sul profilo Facebook saprete già tutto, cioè che ho avuto delle compagne di viaggio veramente allucinanti. Ma insomma non fa niente, adesso aspetto il treno che mi porta a Forlì, non vedo l'ora, saranno 2 giorni pazzeschi di workshop meravigliosi, non vedo l'ora di arrivare. Ragazzi, ragazze, sono arrivata a Forlì, finalmente sono contentissima di essere qua e sono già da punti e spilli perché questa sera c'è un evento specialissimo. Ci siamo io e Laura Di Cera, che vedete qua alle mie spalle, con tutti i suoi libri di patchwork free motion. Io purtroppo non so cucire, per grande disperazione, perché mi manca solo quello, però adesso andiamo a vedere, ci farà una bella presentazione e dopo festeggiamo perché è il compleanno di Punti e Spilli, quindi tanti auguri! Laura ha già incominciato a fare la sua presentazione, andiamo a curiosare. Può fare quello che vuole, addirittura può anche ricamare, invece di usare la ricamatrice, ricama proprio con la macchina per cucire. Quindi ho fatto primo libro dove insegno le basi. Visto per motivi editoriali, me l'hanno chiesto, non solo che... Laura ci sta raccontando un sacco di cose, mi si sta aprendo un mondo, scopro cose tipo free motion, start and stop, cose che non avevo mai sentito prima. Faccio tutte le varie righe che devono essere equidistanti fra di loro, quindi c'è una tecnica particolare anche per questo. Ah, ecco in quel senso. Ad ecco quello. Come dice ad ecco. Anche ad ecco ci sta. Decorazione. Ragazzi, noi stiamo festeggiando il compleanno di Punti e Spilli. Qua oramai la gente si è buttata e se magna, ragazzi. Evviva! Auguri Punti e Spilli! Tanti auguri, evviva! Auguri a tutti! Buongiorno, sono pronta per andare a fare il mio primo workshop da Punti e Spilli, infatti la borsa è qui e sta aspettando il telefonino. Io sto indossando il mio nuovo maglione di cui vi racconterò dopo e adesso forza, andiamo! Siamo arrivati a Punti e Spilli, è pieno di gente qui che sta cominciando a cercare la propria lana, c'è gente che ha anche già fatto il campione, bravissime, quindi adesso noi incominciamo, come si dice a Trieste, in tromba! Ciao a tutti, vi presento il capo che stiamo lavorando oggi e lavoreremo anche domani da Punti e Spilli. È un maglioncino bottom up dalla linea sgarzula e simpatica. Allora, si incomincia a lavorare appunto dal basso ed è lavorato con un punto pizzo davvero molto molto semplice. E all'altezza degli scalfi il lavoro viene diviso tra davanti e dietro, si continua ancora per un pezzettino con questo meraviglioso punto pizzo e dopo si continua a maglia rasata. Le spalle vengono modellate con i ferri accorciati per dare la spiovenza, come si dice. Dopodiché si chiudono le spalle e si lasciano le maglie del collo in sospeso. Quindi lungo gli scalfi si riprendono le maglie per le mani, si lavorano le maniche, si terminano con un pezzettino di pizzo uguale a quello del corpo, infine si rivolta il maglione dentro fuori, si riprendono le maglie del collo, si lavora il collo e abbiamo finito. A me piace moltissimo, fatelo anche voi! Ragazze, stanno già lavorando ai loro maglioni, abbiamo fatto un bel discorso di introduzione e adesso andiamo a curiosare a che punto sono. Qua siamo impegnati con il cast on, veramente impegnativo. Stiamo contando qua, non possiamo disturbare, andiamo avanti. Qua abbiamo già finito il cast on e ci stiamo dedicando al primo giro, neanche non mi guarda, fantastico. Disfacendo per la seconda volta. Siamo alacremente lavorando. Sì, Manuela, però tu sei già avanti, senti. Ho già guastato, ho già sbagliato. Quindi. Beh, ma è normale, in un pizzo è normale fare disfare. Sì, è vero, è normale, normalissimo. Qui stiamo lavorando, sta contando, quindi non disturbiamo.
Abbiamo finito sto campione. Sì. Mi sembra bene. Ti sembra bene? Ottimo. Allora adesso possiamo partire. Cosa dici? Il primo lo faccio uguale a questo. E mi dita bonda. Beh, ma qui siamo già avanti. È come la Manuela, già avanti. Tutte silenziosissime, a Forlì non si parla. No, si può tutti parlare. Si può parlare, abbiamo il permesso, meno male. E anche qua stiamo andando avanti. Niente, non ho fortuna adesso perché sono tutte molto impegnate. Proveremo tra un poco, magari dopo il pranzo si saranno un po' rilassate. Hanno paura, guarda la faccia del terrore. Ragazzi, è l'ora del pranzo, noi andiamo, loro sono ancora qua che lavorano. Io nel frattempo mi appropinquo. È quasi tutto pronto, mancano solo le lasagne, qui c'è lo spazio delle lasagne e io però approfitto e comincio a mangiare subito. Buon appetito! Ragazzi, ragazze, ragazze, è arrivato il momento dopo pranzato che le prendo per l'abbiocco pomeridiano e quindi non possono opporsi e dire di no, è arrivato il momento della rubrica amatissima. Le cose che fanno contenta la designer puntata 1, perché domani ci sarà la seconda. E quindi adesso andiamo a controllare e chi prenderà buoni voti e chi invece verrà rimandato a settembre. Incominciamo da questo lato, allieve. Fugace incanto. Non sembra, ma lo è. Che cos'è? Fugace incanto. Fugace incanto. Non sembra perché è proprio appena cominciato. È iniziato, però, scusa, però sta andando. Non sfoggiace incanto. Fugace incanto. E diciamo... Che cosa però hai anche attorno al collo che ti vale? Questo è Berlin. Berlin, molto bene, molto bene. E quindi insomma, diciamo, già uno scialle preso da un libro, siamo sul 7, voglio dire, no? Il maglione preso dal libro. Il maglione preso dal libro però è appena iniziato, diciamo, ti do 7,5. Sei contenta? Sì, sì, sì. Molto bene. E invece qui stiamo sfoggiando una meraviglia, abbiamo Orme sulla sabbia. Magnifico, magnifico. Diciamo che insomma, anche questo può essere un bel set. Sei contenta? Oh, grazie. Molto bene. Hai qualcosa d'altro da far vedere? No, il libro, niente. Il tuo libro. Ah, vale un punto in più, naturalmente. Il tuo libro. Io subito. Devo farmi firmare, sì, l'agenda. Sì, l'agenda. Devi anche firmarlo. Il tuo libro. Anche l'agenda, anche altro mezzo punto. Altro mezzo. Quindi arrivo all'otto. Sei a 8. Sei a 8. Qua, votoni a Forlì. Molto bene. Sei a 8 anche tu. No, sei con l'autografo. Con l'autografo. 8 sempre, però insomma non essere avida. Lasciato a casa, ma ce l'ho. Sei contenta? Tantissimo. Benissimo, proseguiamo. Torna a settembre. Io non hai niente. Niente, neanche un fazzolettino così. No. Tu che hai fatto tanta roba mia. Non c'è niente. Ma che vergogna però. Vergogna, vergogna. No, è colpa della figlia che ha portato la sua borsa e l'ha dimenticato. Tutti i mali fatti che Manu aveva. Io ho rimandato. Sei rimandata. Anche tu, Rina. Sì. Ma caspita, ma tu Orme sulla sabbia l'avevi fatto? Anch'io. Yes. Malissimo, malissimo. A settembre. Monica tira sulle sorti, perché qua già 3 sono rimandati, voglio dire, hanno un 4 in pagella malissimo. Tu invece, insomma, un bel 6, meritatissimo, una bella cappetta. Ma sì. Notti fiorentine. Un altro anche. E c'hai borsa. Anche qualcosa d'altro. Me l'hai chiesto ieri. Ma una viene preparata, no? Queste cose, questi eventi. Viene preparata. Si può tutti immaginare. Guarda qua. Estivi. E ne ho altri 3 estivi a casa. Altri 3 estivi. Potevi prendere la lode. Sono rovescio, guarda, ancora. Non ha ancora fissato le colline, ma vale tutto. Ma questa è la festa della volta, bellissimo, molto bello. Allora sei già a 8. A 8 sei contenta, Monica? Molto bene. Io non ho nulla, ma sono incantata dalla prima volta che ti conosco, Valentina. Quindi per la prossima volta punto al 10. L'adulazione non ti salverà. Ci si prova. Sei rimandata. Sei stata allora, brava, però... Posso dirti che cosa posso tirare su? I gettati che ho dimenticato nel giro precedente. Non lo devi dire, non lo devi dire, devi dire tutto perfetto. È bellissimo. È bellissimo tutto perfetto. È meraviglioso. Molto bene, andiamo avanti. Patrizia, conto con te di concludere degnamente. Qua vedo delle belle cose, quindi cosa ci hai portato? Innanzitutto
Il libro è già, siamo sulla sufficienza solo per il libro, vorrei dire. Già anche tu sei una brava adulatrice, molto bene. Hai studiato bene la vicinanza. Ti fa bene, ti fa molto bene. E ho il berrettino margine fiorito, molto bello. E poi il capriccio, quasi finito. Insomma, Patrizia, sei a 8 anche tu. Guarda, molto bene. Cosa? Aspetta, una adesso che mi volto. Era in fondo alla borsa. Inaspettatamente ci avviciniamo, perché qua c'è un recupero in extremis e quindi una sufficienza piena. E visto, attenzione, visto che sarà del mio prossimo libro, diciamo anche una sufficienza abbondante, quindi 6,5. Sei contenta? Molto. E così non sei più rimandata a settembre. Insomma, ragazzi, oggi abbiamo praticamente finito. Le ragazze stanno impacchettando le cose per andare via e sono già andate anche abbastanza avanti con il lavoro, anche se non è semplice, perché in realtà il maglioncino si avvia da sotto e quindi c'erano 3 milioni di punti perché un maglioncino bello larghetto. Quindi oggi non guarderemo l'avanzamento dei lavori, perché veramente hanno fatto poco, ma vi assicuro che hanno lavorato tantissimo. Il pizzo è semplice, però bisogna che sia avviato. Poi abbiamo parlato di tante cose, dei ferri accorciati, abbiamo parlato della forma delle donne, consigli, e quindi insomma noi continueremo domani, e adesso noi pian pianino cominciamo ad andare verso la chiusura. Il workshop di oggi è finito, ma è ancora abbastanza presto e quindi c'è Chiaro e io mi sono andata a fare un piccolo giretto. Perché? Perché mi hanno detto che qui vicino c'è Natura Sì, insomma, da noi non c'è a Trieste, ma so che è un supermercato dove si trovano solo cose bio ed ero curiosa di andarci a vedere. Che passatempi! Però lì ho trovato questo. È un misto, come dire, di tè, in bustina naturalmente, della Yoji Tè, e qualcuna di voi sotto il video dei miei tè preferiti mi aveva consigliato di provare questa marca, quindi appena l'ho visto l'ho comprato e poi vi saprò dire. Secondo giorno di workshop, stiamo per incominciare, aspettiamo ancora una partecipante e poi partiamo in tromba. Curiosiamo cosa stanno facendo, sono tutte zitte, qua stiamo ancora avviando, perché abbiamo un filato un po' particolare, ma va bene. E invece lì stiamo lavorando alla cremente, non disturbiamo, perché stiamo contando i motivi del pizzo. La Patrizia anarchicamente ha scelto un altro filato, anche là poi c'è un avvio intenso del pizzo, quindi non disturbiamo. Anche qui guarda come si lavora. Qui invece siamo già avanti, possiamo disturbare. Come sta andando? Benissimo, grazie. Benissimo, tutto batte, perfetto. Ho sentito la parola squacquerone, ragazzi, stiamo andando a mangiare. Yuhu! Ragazzi, buon appetito. Dodi, grazie. Molla quella pizza. È arrivato il momento più desiderato da tutte quante, guardate le facce gioiose qua dietro. Felici di questo momento, è il momento della rubrica Le cose che fanno felice una designer. Orsù, andiamo a vedere se saranno state brave come quelle di ieri, perché ieri ho dato un votoni, votoni, oggi vediamo. Iniziamo proprio da qui. Ma cos'è che brontoli, che c'è una roba mia al collo? Non brontolo mica. Bene, brava. Allora facciamo vedere che cosa hai portato della designer Valentina Cosciani, che così prendi un bel voto e sei contenta. È molto bello questo hydrangea, bellissimo, molto molto bello. Guarda, è un... rovescio anche, te l'ho fatto, te l'ho messo. No, non si notava, pazienza. Comunque così, oh, è ancora più bello. Diciamo che per questa cosa ci meritiamo un 7.
Grazie. Va bene. Ragazze, qua c'è l'anarchia. L'anarchia non va bene, non va bene. Comunque siete un botto. Grazie, ragazze. Appresso il vostro 8. Al limite posso darti un 7,5. Ragazze, appresso il vostro 8. Porca miseria, insiste. Comunque brava, non hai altro per alzare il voto? No, non l'ho portato. Molto male. Perché non sapevo che c'era la rubrica. Ma... Allora, non vedi i miei vlog, non vedi i miei video, donna, ma non mezzo, ho tempo. Voto in mezzo voto in meno 7, basta. Con fare inquisitore ti chiedo Orsù. Orsù è proprio Orsù niente. Inquisitorio. Orsù niente, non abbiamo niente della designer Cosciani. Niente. Rimandata. Sì, assolutamente. Un 4, malissimo. Anche vero. Malissimo. Malissimo. Stai contando, puoi mollare un momento per farci vedere che cosa hai portato? Niente. Un attimo, ma tu che poi... Notare, Valentina, lei ha fatto questo con una malabrigo rossa che è venuto lo spesso. Scusa, ma io di là ho visto... telefonare stamattina per dirti di mettertela. Ma come? Ma rimandata, niente, non vale niente. Sono veramente... super depressissima. Orsù, sollediamo il morale a questa designer, poverina. No, sto parlando con te. Esattamente. Esci qualcosa. Niente, neanche tu. Cioè, sono veramente tristissima. Un altro 4. Patrizia, risollevami il morale, almeno vedo qualcosa di bello. Vabbè, ma insomma, da scontrosa grazia, questo giornate beate, meraviglioso. Questo è dal libro, quindi diciamo questo vale 8. No, non sono di Greta, non lamentiamoci. Allora, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Oh, abbiamo nuovo amore iniziato. Questo ti vale la promozione, il 6. Va bene, non è finito, ma io sono molto buona. Un 6,5 di incoraggiamento. Va bene, 6,5, guarda. Allora, il 7 è poco, scusa. L'ho finito. Va bene, allora 8. Va bene, sei contento? Va bene. Va bene. E qui cosa abbiamo? Qui abbiamo rubato. No, ma non devi dirlo. Punti e stelle. Ho passato il compito. Mi ha passato il compito. Non si fa, guarda, meno, allora, meno. No, guarda, allora, diciamo che questo voto, cioè, sarebbe un altro 7-8 come esatto, ha avuto Patrizia, esatto. Però diciamo che, insomma, ti vale la promozione 6,5. Oh, grazie. Va bene, sì. Vabbè, insomma, non è andata tanto male, va oggi, poteva andare peggio. Il workshop è quasi finito, le ragazze sono state bravissime, sono stanchissime, non vedono l'ora di andarsene, guarda come si stanno preparando per fuggire. Adesso però prima mi devono far vedere i lavori che hanno fatto, che hanno cominciato, e adesso andiamo a indagare. Allora, Greta, facci vedere per favore il tuo prodotto. Ma insomma, guarda che brava, guarda, sei contenta, sei andata avanti contentissima. Magnifico. Molto bene. E guardiamo là dietro, già pronta per andare via. Guarda che bello. Poi, allora, in video sembra grigio, in realtà è un viola grigiastro veramente bellissimo. Molto bene. Marta è fuggita, adesso però Dodi solleva... Non ho fatto niente. No, le Dodi tu no, ma insomma Marta che là vicino, qui, adesso mostro col dito, insomma ha avuto un po' da fare, però adesso il lavoro è avviato e procederà benissimo. E su questo lato stancamente, come stiamo andando? Poi tu senti, Rossella, avevi il blu che, diciamolo che non è facilissimo, è da gestire. Qua siamo con un giallo meraviglioso che è il tuo colore preferito, Patrizia. Insomma. Però insomma sta andando avanti bene, dai, bene. E anche qui finalmente abbiamo preso l'abbrivio quasi. Una parte sì, una parte sì, una parte un po' meno, però insomma vedrete, a casa procederà bene, dai. No, la sabbia guasta ancora quando sono. Io ho fatto
faccio il lavoro al rovescio. Al rovescio. Io vado dall'altra parte. Per una difficoltà in più. Bene. Tecnica, vedremo, vedremo, insomma. Ragazzi, ciao a tutti. Io vi saluto dalla stazione di Bologna perché il workshop è finito già da parecchio tempo, in realtà. E io sono qui e sto correndo a prendere il treno per Trieste. Grazie, grazie a tutti di aver partecipato, siete state bravissime tutte quante, è stata la mia primissima volta di un workshop su due giornate e è stato stancante ma veramente molto molto bello. Vi ringrazio di aver partecipato e noi ci vediamo alla prossima volta, un bacione!